definirei questa scarpa come una scarpa abbastanza protettiva, sicuramente ammortizzata, ma al tempo stesso molto reattiva, al punto tale che nelle corse particolarmente veloci. Oggi non vorrei, come al solito, farmi distrarre dal coniglio, ma qualche settimana fa ho ricevuto da Running Warehouse una scarpa di ASICS, della quale purtroppo, per ragioni legate al poco tempo a disposizione, non sono riuscito a realizzare una recensione, che invece ho preparato sul sito The Running Pit e che vi allego in sovraimpressione. Nel caso in cui vogliate vederla, vi metto anche qua sotto il link dedicato. Tra l'altro, poi ho ricevuto da ASICS Italia anche i pantaloncini e la maglietta che ho utilizzato per fare qualche foto su Instagram, ma anche per una miniatura di un nuovo unboxing. Mi è stato chiesto cosa ne penso di questa ASICS Nusa. Dopo qualche ora ci riproviamo a fare una recensione con un coniglio che mostra il più grande affetto possibile per questa scarpa. Le ASICS Nusa 313 è sicuramente un grande vantaggio, ma al tempo stesso ovviamente una fonte di distrazione incredibile. A queste scarpe è stata tolta la denominazione gel, invece presente nella versione 12, perché in effetti la schiuma gel è stata sostituita dal famoso flight foam, già presente in altre scarpe della casa giapponese. Come è stato scritto dal mio amico e famoso triatleta Yuri, le Nusa sono scarpe adatte anche a chi vuole correre velocemente in modo efficiente, risparmiando energia senza per forza fare triathlon. È importante sapere che le scarpe sono abbastanza rigide, pur non avendo una piastra in carbonio, quindi potrebbero non essere adatte e non piacere a tutti. Nella recensione che avevo preparato per The Running Pit dicevo che queste scarpe erano in effetti state oscurate dalle Metaspeed Sky, ma vedendo poi in realtà le statistiche del sito si capisce immediatamente che queste scarpe, tra l'altro la recensione è la più letta dell'ultimo mese sul sito, queste scarpe piacciono davvero a molti podisti, anche perché possono essere utilizzate anche per le gare di triathlon che si stanno iniziando a organizzare nelle ultime settimane. Per capire comunque perché piacciono, vediamo le caratteristiche di questa scarpa partendo dalle specifiche. Sono scarpe che l'azienda giapponese indica come pesare 249 grammi, taglie US 9. In realtà nei nostri test sembrano leggermente più leggere. Hanno comunque un differenziale 5, 26 mm nel tallone, 21 mm nell'avampiede. Utilizzano come al solito la tecnologia Guide Sole, che è una tecnologia che permette alla scarpa di essere, come si suol dire, concava, e nei documenti di marketing questa Guide Sole viene indicata come una tecnologia che è costruita attorno a una filosofia che mira a ridurre il carico complessivo posizionato sugli arti inferiori utilizzando una suola curva. Ciò significa, in italiano molto semplice, che questa scarpa è al tempo stesso protettiva e al tempo stesso ammortizzata, ma consente davvero di correre abbastanza velocemente. Secondo me, come dicevo sul blog, questa scarpa consente anche di correre le lunghe distanze senza grandissimo sforzo, soprattutto per chi ha una biomeccanica di corsa particolarmente ottimizzata, rivolgendosi in effetti a tutti i triatleti, ma anche a coloro i quali corrono lunghe distanze. Notate che sulla soletta c'è una scritta 2,4 112 26.2 per indicare che questa scarpa è comunque pensata per correre davvero
un Ironman. Abbiamo già parlato della forma Guide Sole, velocemente diciamo che questa scarpa è disponibile in colori particolarmente sgargianti, ha una foggia abbastanza imponente e un'ammortizzazione molto pronunciata nel tallone. La qualità dei materiali si mostra davvero eccellente, appare evidente la scritta Nusa sul tallone a forma di graffiti o manga giapponesi, forma che sicuramente può piacere, soprattutto ai più giovani. Io forse non ho più l'età per correre con questa scarpa. Dal punto di vista della tomaia si presenta in mesh ingegnerizzato molto comodo e confortevole, al punto tale che offre una vestibilità eccellente, si adatta perfettamente al piede e consente in effetti, proprio per questa caratteristica, di correre a lungo. E nonostante questa tipologia di scarpa sia sostanzialmente filante, in questo caso lo spazio a disposizione nell'avampiede è abbastanza importante e quindi anche dopo 2 ore di corsa non noterete nessun affaticamento se non legato al vostro modo di correre. Il design è a prima vista molto strano, ma di fatto è molto comodo sia nell'avampiede sia nel tallone, ha una linguetta particolarmente tradizionale che comunque è davvero comoda, la parte interna è anch'essa di ottima fattura senza nessun contatto evidente e di conseguenza non dico che potreste correre da scalzi, però effettivamente è una delle possibilità che verrebbe offerta nel caso in cui doveste effettivamente correre l'Ironman. L'allacciatura è poi ben disegnata, i lacci sono piatti che consentono di tenere ben ferma la linguetta, sono disponibili per chi dovesse fare effettivamente triathlon, anche dei lacci che consentono un'allacciatura e slacciatura molto rapida per velocizzare la transizione tra bici e corsa. Infine la parte mediale ha dei pannelli fusi che consentono un bloccaggio del piede superiore alla media e il materiale molto morbido consente comunque di sentire il piede davvero ben coccolato. Come ho già detto, la scarpa ha un'intersuola in flight foam al posto del gel, intersuola che consente un movimento molto efficiente a propulsione in avanti. La conchiglia poi è ben solida, il piede è davvero bloccato già, come avevo detto, anche grazie alla tomaia. Abbiamo apprezzato comunque l'ottima imbottitura che consente ai tendini di sentirsi davvero a loro agio. Per la costruzione la conchiglia è piuttosto alta, ma come ho già detto resta comunque comoda e abbastanza imbottita. È stata aggiunta nella parte posteriore una linguetta, il famoso in inglese pull tab, che consente di togliere e mettere in maniera più rapida la scarpa stessa, soprattutto funzione molto utile per coloro i quali dovessero poi utilizzare per il triathlon. Le solette della Nusa hanno una costruzione abbastanza tradizionale, ma costruzione che consente una migliore ammortizzazione della scarpa stessa. Proprio per questo avrete una sensazione correndo molto velocemente che comunque la scarpa è abbastanza ammortizzata. Per quanto riguarda la suola, rispetto alle Glide Ride manca del solco centrale, solco che nelle Glide Ride serve sostanzialmente per dare stabilità, ma il fatto che questa scarpa abbia un miglior contatto al terreno, solamente 26 mm di altezza dal suolo, non rende necessario la presenza di questo solco. Tenete conto che la suola in grip sole è resistente, antiscivole, ha delle piccole scanalature che la rendono comunque ben salda al terreno anche grazie all'ampio spazio nell'avampiede. Come si può vedere nel tallone è stato aggiunto un piccolissimo solco, ma la cosa più interessante è la presenza della gomma Arar, gomma sicuramente antiabrasione che consente, per chi appoggiasse di tallone, di garantire che la scarpa duri sicuramente molto più a lungo e in effetti dopo 150 km nel mio modo di correre praticamente la gomma non si è affatto consumata. Mentre nella parte anteriore le scanalature consentono a chi dovesse correre in terreni particolarmente impervi comunque di rendere i cambi di direzione particolarmente efficaci nonostante potreste correre a velocità elevate. Cercando di semplificare al meglio l'esperienza di corsa per chi la volesse comprare, definirei questa scarpa come una scarpa abbastanza protettiva, sicuramente ammortizzata, ma al tempo stesso molto reattiva, al punto tale che nelle corse particolarmente veloci ho notato che la scarpa offre una stiffness abbastanza comparabile, ovviamente non precisamente identica, a scarpe con fibra in carbonio. Sono curioso in effetti di confrontarla con le Meta Speed Sky. Sappiate però che la scarpa ha una stiffness di 26 kN sul mio modo di correre, sulla mia velocità,
e quindi credo che possa essere utilizzata anche per allenamenti molto veloci, per ripetute non soltanto lunghe ma anche brevi e sicuramente per medie anche di 15-18 km. Per chi dovesse correre di tallone, sappiate che la scarpa consente e facilita, grazie alla guide sole, la rullata del piede. Per chi invece appoggiasse di avampiede, sappia che io ho amato particolarmente la sensazione di ammortizzazione ma anche di velocità offerta da questa scarpa, che secondo me non si trova in molte scarpe simili. Si sappia poi che è diminuita rispetto alla Glide Ride la sensazione di instabilità, però le Nusa restano scarpe neutre che non suggerisco a chi avesse problemi di pronazione, perché questa scarpa non la corregge. Nei test Run Scribe l'angolo di pronazione e la velocità di pronazione non sono assolutamente corretti, quindi non la consiglio per chi dovesse avere problemi di iperpronazione. Comunque la rigidità e il ritorno energetico favoriscono le velocità elevate con questa scarpa, che quindi consiglio a chi volesse utilizzarla e non pensasse di scegliere una scarpa con fibra di carbonio, perché a questo prezzo una scarpa così veloce difficilmente si trova. L'ho utilizzata anche per correre un lungo di 30 km oltre le 2 ore, che mi ha fatto capire che comunque anche per queste distanze questa scarpa può essere sicuramente utilizzata, grazie in effetti alla qualità dei materiali, al flight foam e alla tomaia, oltre che alla dimensione e allo spazio disponibile nell'avampiede. Per chi mi chiedesse a chi sono adatte queste scarpe, sono adatte a tutti i podisti amatori che abbiano un peso sotto i 75 kg, un'efficienza di corsa abbastanza importante. Possono essere utilizzate dai 5 alla mezza maratona, ma anche alla maratona nel caso in cui la persona avesse una biomeccanica di corsa particolarmente efficiente, al punto tale che questa scarpa è raccomandata per correre l'Ironman. Ironman che non farò mai nella mia vita, anche perché mi sono fratturato la spalla, la Stramilano, esattamente 2 anni fa, e proprio per questo non sarei in grado di nuotare per 3,8 km necessari per completare l'Ironman. A livello di durata, questa scarpa secondo me potrebbe durare almeno fino a 600 km grazie al flight foam. Suggerirei ovviamente di cambiarla dopo 800, cosa che necessariamente è vera per qualunque scarpa. Grazie alla qualità dei materiali presenti in questa ASICS Nusa la consiglio e non credo che ci siano problemi e punti di rottura particolari, soprattutto perché la mescola secondo me è molto durevole, l'ho già visto nelle Evo Ride e quindi credo che possa durare davvero a lungo. Come ho già detto, queste scarpe assomigliano sia alle Evo Ride che alle Glide Ride, da cui in effetti sono derivate. Non ho ancora testato i secondi modelli delle due scarpe, magari lo farò nei prossimi giorni. Se dovessi darvi un consiglio, utilizzerei le Evo Ride sotto i 70 kg, le Nusa sotto i 75, mentre le Glide Ride sopra i 75, anche perché hanno una protezione unica, sebbene una maggiore instabilità rispetto alle altre due. Concludo dicendo che questa scarpa consente di dare brio alle corse quotidiane, come ho scritto sul sito, e quindi la raccomando a tutti i podisti amatori evoluti oppure no, che pesano meno di 75 kg e che vogliono effettivamente correre a lungo, avere una sensazione di contatto al terreno abbastanza importante, ma al tempo stesso una morbidezza particolarmente unica anche e soprattutto a velocità elevate. Se questo video dovesse raggiungere le 5.000 views, cercherò di contattare Mimmo Ricatti, ovviamente anche il prodepodista, ai quali chiederò una loro opinione sulla scarpa stessa. Al mitico Mimmo Ricatti darò a disposizione un microfono, perché nel video delle Nimbus 23 il suo microfono non funzionava benissimo. Visto che ormai è sera, non ho la possibilità di bermi un coffee, mi berrò una tisana perché ormai sono vecchio. Nel frattempo voi stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima.